Il sindaco Luigi De Magistris ha ricevuto l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergei Sergeevich Razov, accompagnato dal console onorario a Napoli, Vincenzo Schiavo. A seguire, il sindaco e l'ambasciatore hanno scoperto in via Nardones una lapide in ricordo del principe Andrei Kirillovich Razumovsky, primo ambasciatore russo a Napoli. Io sono riconoscente al mio amico, il sindaco Luigi De Magistris, per l'assistenza nell'organizzazione, nell'installazione di questa targa commemorativa. Poi il Regno di Napoli è stato il primo Stato italiano ad allacciare i rapporti diplomatici con la Russia 240 anni fa. Questa è una storia, però una storia che è molto utile ricordare oggi, quando in alcuni paesi i monumenti, le targhe che provano la presenza russa in quel paese vengono distrutti. E qui con i nostri colleghi italiani noi facciamo la cosa opposta, quindi conserviamo la memoria, conserviamo le pagine della storia che ci uniscono. E io come ambasciatore russo qui in Italia, per me fa molto piacere ricordare la memoria, rendere omaggio alla memoria di un mio predecessore che ha svolto un lavoro, come dicono, molto fruttuoso. E per quanto riguarda il giorno di oggi, Luigi ha già detto che, le nostre relazioni con Napoli si sviluppano molto bene. E quindi agiremo così anche in futuro. Grazie. Quanto consolidati, storici e ricchi sono i rapporti tra questa città e la Russia, dall'impero russo al regno delle due Sicilie, oggi fondando sempre di più questo rapporto nella storia, nella cultura, nei rapporti economici, commerciali, per costruire insieme un'Europa di solidarietà, di pace e di benessere. Napoli in questi anni ha mantenuto, nonostante un clima internazionale difficile, ottimi rapporti con la Russia, con l'ambasciata, col consolato che è presente da un po' a Napoli, quindi rapporti ottimi che non possono che migliorare.